Lab sta per partire una nuova puntata con tantissimi eventi da pronosticare. Non perdiamo tempo, andiamo subito al nostro sommario. Siamo dunque pronti ad iniziare una nuova puntata, ancora orfani del mitico Prof de Proof, che è ancora in Spagna dopo aver insomma partecipato al classico. Ha segnato il prof. Ben ritrovato, maestro, il mio canale. Abbiamo notizie. Buongiorno anche a Daniele Ronchetti. Tu puoi farci, sai, qualche notizia del prof? Sappiamo che è andato a vedere questa grande sfida tra Barcellona e Real Madrid e poi ha partecipato anche a una sfida in campo, vero? Così sudato come era qua in trasmissione. Ovviamente vi mostreremo tutto quello che Betfair appunto ha filmato sul campo nei prossimi giorni, ma prima andiamo a salutare dalla redazione della Quota Vincente il nostro Simone Magica, in compagnia dei tantissimi amici in chat che sicuramente avranno seguito nelle sue vicissitudini il prof. Sono tranquilli, pensano che lo rivedranno? Scusa, sì. Tunnel sì, nel senso che subiva tunnel. Esatto, che lo subiva, ecco. Anche perché rispetto alla scorsa stagione avremo poi documentazione video e poi anche dai racconti del prof appena tornerà, ma noi dobbiamo concentrarci sulle gare di oggi, che potete già iniziare a pronosticare magari iscrivendovi proprio a Betfair, approfittando del codice che mettiamo a disposizione di tutti i fan e di tutti gli affezionati di Albilab, vero maestro? Non ha ovviamente bisogno di presentazioni, ma è una delle squadre, anzi la squadra che ha vinto più Coppe di Francia nella storia. Maestro, tu cosa suggerisci? Andiamo a approfondire meglio questo scontro, appunto questo Davide contro Golia, in un servizio che ha preparato il nostro Simone Maggi, guardate. Come gasano i servizi di Maggi, scrive solo Casse99 sulla nostra chat. Quindi insomma ti arriva anche, come dire, il benestare dalla nostra chat. Simone, grazie, ma dobbiamo approfondire ancora questo tema perché appunto chi era grandissimo? Chi? Contenti. Ma dicevamo, il Serbie, questa piccola squadra di questo piccolo paesino della Loira, chiaramente sta vivendo un momento di gloria incredibile che ha voluto celebrare anche in maniera secondo me un po' ironica, costruendo, pensate, addirittura accanto al campo di allenamento una piccola Tour Eiffel. Abbiamo anche la foto. Sembra un ottimo compromesso quello scelto dal maestro del mio canale. Sentiamo la nostra chat che ancora non si è espressa su questa sfida, le quote dedicate a questo. Ma prima vogliamo farvi vedere un altro video in cui appunto la squadra delle Serbie nell'ultima vittoria ottenuta. Giuro me la state facendo oggi sulle Serbie. Allora vediamo come hanno festeggiato l'ultima vittoria in campionato, tra l'altro arrivata in rimonta, e quindi si stanno preparando, si stanno gasando per questa grande sfida. Guardate. Potremmo continuare ore, però va bene così, Maggi, per loro insomma è già una vittoria aver ottenuto questa storica finale, chiaramente, no? Maggi sa la vita delle volte, i miracoli di tutti. Bene, allora, come annoia una donna un grande psicologo. E tu infatti? Allora io ho studiato, può dire che è un paese bruttissimo, le Serbie. Allora, Mbappé può segnare una doppietta, in questo caso la quota finale è 3,75. Secondo voi chat questa quota 3,75 vi piace? Sì, piace. Sì, ci sta benissimo. Poi sì, perché infatti... ecco, e allora proseguiamo invece chiudendo con questa finale di Coppa di Francia che abbiamo insomma analizzato in lungo e in largo. Ci spostiamo invece ad un recupero di Premier che è decisivo per quanto riguarda le zone basse della classifica, perché appunto in Galles si gioca il destino dello Swansea e del Southampton. Chi vince si salva, l'altro probabilmente retrocede, fa retrocedere anche il WBA. Allora andiamo a vedere che siamo un laboratorio di quote anche senza conoscere la a tradizione, ti posso dire, le giovani. Dibattito qui al B-Lab prosegue anche durante la pubblicità. Daniele era scatenato su quali temi, scusa, non ho capito. No, perché... ora torniamo invece alla nostra scaletta perché abbiamo un programma bello intenso anche in questa seconda parte. Intanto diamo il ben ritrovato anche al maestro del mio canale che si è assorbito Simone Maggi. Anche la nostra chat durante la pubblicità è continuata ad animarsi sui temi della prima parte. Sì, Simone Ronchetti, stavo dicendo. Più 26. Come vedere, in particolare ne abbiamo scelta qualcuna, le più interessanti, in particolar modo Aberdeen contro Rangers per l'appunto. Vediamo la quotina del maestro mio canale, 1,72 non è poi così una quotina scelta da Daniele. Cosa dite in chat? Grazie per le indicazioni. Ci spostiamo invece alla classifica playout, dove ci sono delle gare forse ancora più come dire combattute. Vediamo anche in questo caso la classifica. Maestro mio canale, no. Non sono proprio della stessa opinione. Lo 0-0-0-1 secondo me. 85 la X, c'è anche il risultato esatto 0-0, ma è sul canale. 4. Sono stato attento perché ho scoperto. Va bene, allora torniamo dalla chat. Abbiamo avuto anche questa indicazione su quanto accade in Asia.
Torniamo in Sud America invece. Questa sfida vi convince l'X2 suggerito dal maestro mio canale? È stato invece un 1-0 a favore del San Lorenzo, il risultato della gara di andata contro l'Atletico Mineiro. Andiamo a vedere cosa dicono le quote di questi. Sembra bello l'1X, Daniele? Oppure sei sempre sulla Coppa Asiatica? No. Beh, io vedente. Diciamo, siamo in due intimo. A essere grandissimi tifosi. Cioè, sei il secondo più famoso. Da guardare esito gol a 1,83 la scelta di Daniele. Chat, voi come vi orientate? Udirini, fiuto del gol, vizio del fumo. Devo ascoltare come fosse un oracolo Daniele Ronchetti, poi magari scopre che questo giocatore non c'è. Come non esiste? No, non dubitavo. Uno gli ha detto figlio di, e lui ha detto... Chat, voi non lo siate che non abbiate colto questi riferimenti così di bassa lega? Andiamo invece a scoprire i vostri pronostici. Se tu non saresti mai, non avresti mai vinto nessun colpo. Però Serena, adesso mi stai... Nessun colpo, scusate! Ma perché il coccodrillo l'hai scritto? Ecco, perché non si perde mai Daniele Ronchetti invece? Va bene, torniamo ovviamente domani alle 14 con un altro appuntamento del B-Lab che potete seguire anche in streaming con l'appuntamento in pronosticando insieme al maestro del mio canale. Grazie a Simone Maggi, a domani, spingici l'aria condizionata che io sono più sudata De Bonolis qua, alla prossima, domani. Sì, nel senso che lo prende, esatto, che lo subiva, ecco. Anche perché rispetto alla scorsa storia avremo poi documentazione video e poi anche dai racconti del prof appena tornerà, ma noi dobbiamo concentrarci sulle gare di oggi che potete già iniziare a pronosticare magari iscrivendovi proprio a Betfair, approfittando del codice che mettiamo a disposizione di tutti i fan e di tutti gli affezionati di LB Lab, vero maestro? Non ha ovviamente bisogno di presentazioni, ma è una delle squadre, anzi la squadra che ha vinto più Coppe di Francia nella storia. Maestro, tu cosa suggerisci? Andiamo a approfondire meglio questo scontro, appunto questo Davide contro Golia, in un servizio che ha preparato il nostro Simone Maggi, guardate. Come gasano i servizi di Maggi, scrive solo Casse99 sulla nostra chat. Quindi insomma ti arriva anche, come dire, il benestare dalla nostra chat. Simone, grazie, ma dobbiamo approfondire ancora questo tema perché appunto... Sai chi era grandissimo? Chi? Contenti. Ma dice c'è la nostra scaletta, perché abbiamo un programma bello intenso anche in questa seconda parte. Intanto diamo il ben ritrovato anche al maestro del mio canale che si è assorbito. Simone Maggi, anche la nostra chat durante la pubblicità è continuata ad animarsi sui temi della prima parte. Sì, sì, assolutamente. Simone Ronchetti, stavo dicendo. Più 26. Come dire, in particolare ne abbiamo scelta qualcuna, le più interessanti, in particolar modo Aberdeen contro Rangers, per l'appunto. Vediamo la quotina del maestro mio canale, 1,72, non è poi così una quotina scelta da Daniele. Cosa dite in chat? Grazie per le indicazioni. Ci spostiamo invece alla classifica playout, dove ci sono delle gare forse ancora più, come dire, combattute. Vediamo anche in questo caso la classifica. Maestro il mio canale, no. Non sono proprio della stessa opinione. Lo 0-0-0-1 secondo me. 85 la X, c'è cioè anche il risultato esatto 0-0. Maestro il mio canale, 4. Sono stato attento perché ho scoperto. Va bene, allora torniamo così. Dalla chat. Ben ritrovati amici del B-Lab, sta per partire una nuova puntata con tantissimi eventi da pronosticare. Non perdiamo tempo, andiamo subito al nostro sommario. Siamo dunque pronti ad iniziare una nuova puntata, ancora orfani del mitico Prof de Proof, che è ancora in Spagna dopo aver insomma partecipato al classico. Ha segnato il prof. Ben ritrovato maestro il mio canale, abbiamo notizie. Buongiorno anche a Daniele Ronchetti, tu puoi farci, sai, qualche notizia del prof? Sappiamo che è andato a vedere questa grande sfida tra Barcellona e Real Madrid e poi ha partecipato anche a una sfida in campo, vero? E così sudato come era qua in trasmissione. Ovviamente vi mostreremo tutto quello che Betfair appunto ha filmato sul campo nei prossimi giorni, ma prima andiamo a salutare dalla redazione della Quota Vincente il nostro Simone Maggi, che in compagnia dei tantissimi amici in chat che sicuramente avranno seguito nelle sue vicissitudini il prof, sono tranquilli, pensano che lo rivedranno? Scusa, sì. Tu ne famo, il Leserbie, questa piccola squadra di questo piccolo paesino della Loira, chiaramente sta vivendo un momento di gloria incredibile che ha voluto celebrare anche in maniera secondo me un po' ironica, costruendo, pensate, addirittura accanto al campo di allenamento una piccola Tour Eiffel. Abbiamo anche la foto. Sembra un ottimo compromesso quello scelto dal maestro del mio canale. Sentiamo la nostra chat che ancora non si è espressa su questa sfida, le quote dedicate a questo, ma prima vogliamo farvi vedere un altro video in cui appunto la squadra delle Serbie nell'ultima vittoria ottenuta. Me la state facendo oggi sulle Serbie. Allora vediamo come hanno festeggiato l'ultima vittoria in campionato, tra l'altro arrivata in rimonta, e quindi si stanno preparando, si stanno gasando per questa grande sfida, guardate. Da dire mi è costo! Da dire mi è costo!
insomma, potremmo continuare ore, va, però va bene così, Maggi, per loro insomma è già una vittoria aver ottenuto questa storica finale, chiaramente, no? Maggi sa la vita delle morte, i miracoli di tutti. Bene, allora, come annoia una donna psicologia. Un grande psicologo. E tu infatti? Allora, io ho studiato, può dire che è un paese bruttissimo, le servie. Mbappé può segnare una doppietta, in questo caso la quota finale è 3,70. Secondo voi, chat, questa quota 3,75 vi piace? Sì, sì, piace. Sì, ci sta benissimo. Poi sì, perché infatti... E allora proseguiamo invece chiudendo con questa finale di Coppa di Francia che abbiamo insomma analizzato in lungo e in largo. Ci spostiamo invece ad un recupero di Premier che è decisivo per quanto riguarda le zone basse della classifica, perché appunto in Galles si gioca il destino dello Swansea e del Southampton. Chi vince si salva, l'altro probabilmente retrocede, fa retrocedere anche il WBA. Allora andiamo a vedere, che siamo un laboratorio di quote anche senza conoscere la a tradizione, ti posso dire, le giovani. Dibattito qui al B-Lab prosegue anche durante la pubblicità. Daniele era scatenato su quali temi, scusa, non ho capito. No, perché... ora torniamo invece.